Eccoci, eccoci in diretta. Allora, abbiamo ascoltato in Modà una canzone che ci chiede Lina da Caulonia, che saluto, buongiorno, buon sabato. Ha salutato anche la mia mamma, la mia sorella Anna, la zia Nanna, Maria, Agostino, insomma tutti quelli che sono lì che ci stanno ascoltando e ci vedono pure. Siamo ritornati in diretta con il nostro caro amico Carmelo. Buongiorno Carmelo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ecco, gentili spettatori. Allora, con lui parleremo un po' di questa quinta edizione, giornata di beneficenza, che andremo a vivere il lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 9 alle ore 14 presso i team parrucchieri di Tony Giuffrè in via Andrea Costa a Merito Porto Salvo. Gli amici di Raffaele offrono quindi questa, Carmelo. Sì, più che altro sono gli amici di Raffaele, i colleghi parrucchieri che hanno sempre sensibile a queste tematiche. Per il quinto anno offrono questo servizio, diciamo, diversamente abile ai dirigenti assettiti presso le strutture o le associazioni, ai cittadini bisognosi, sia per uomo sia per donna. Quindi questo testimonia l'attaccamento dei colleghi che hanno ancora per Raffaele, anche se sono passati un po' di anni dalla sua scomparsa. Ecco, questo è da sottolineare. Ce lo ricordiamo sempre Raffaele, comunque, poi sempre in queste occasioni, in queste giornate di beneficenza che la vostra associazione propone soprattutto ai diversamente abili, ai dirigenti assistiti presso le strutture, associazione cittadini bisognosi presente sul territorio per uomo. Sì, per donne. Poi questa è la quinta edizione, un po' particolare visto che è la prima senza il nostro presidente. Non a caso nella locandina il presidente, anche se attualmente sono io, ma resta sempre il nostro grande Gaetano. Ecco, grande Gaetano, Gaetano. Lui era il trascinatore di questa associazione, le sue idee portava avanti, ecco, molto impegnato. La sua mancanza purtroppo ci ha spiazzato un po', ecco, e noi in questa locandina l'abbiamo voluto ricordare come sei sempre con noi, presidente. Ecco, sarà sempre con noi, io me lo ricordo quando arrivava qua in radio, era sempre pronto a... Ricordo l'anno scorso è intervenuto dall'ospedale, sì, di dall'ospedale. Roma proprio in questa trasmissione. Era molto preoccupato, pensieroso, insomma, finché la manifestazione riuscisse in pieno. Esatto. Senti Carmelo, come bisogna intervenire, come devono fare qua i nostri amici? C'è il numero mio e il numero di altri collaboratori dell'associazione. Abbiamo mandato la locandina alle varie associazioni tipo Comunità Emanuel, Piccola Opera sia di Pronella sia di Melito, la Fondazione Marino, Associazione Insieme Per di Pronella, la Rinascita di Saline, Casa di Maria San Giuseppe di Melito, Comunità Idolo Falcomatà di Pilati. E visto ci sono anche cittadini bisognosi presenti sul territorio, indipendentemente che siano, no, ricoverati. Quindi possono, ecco, usufruire, sì, anche loro di questa. Sì, in un periodo un po' di crisi, un taglio di capelli non è, però insomma è sempre qualcosa. Vabbè, comunque di è sempre di significativo. Insomma. Certo. Quindi questo ricordiamo che è presso i team parrucchieri di Tony Giuffrè in via Andrea Costa 5 a Merito Porto Salvo. Sì. Senti, doveva esserci con noi altro componente dell'associazione, ma aspettiamo se può arrivare. Non so, era Pasqualina, la nipote di Gaetano, insomma, la cugina di Raffaele, ma forse per impegni di lavoro non si è riuscita a liberare. Insomma. E poi attendiamo il presidente Fabio Pugliese, presidente dell'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106, lo aspettiamo al telefono. Sì, una persona molto impegnata per la 106, l'arco ionico, insomma, impegnato in molte attività. Presenze sul territorio anche a livello nazionale di governo, sia regionale che a Roma, insomma. Ecco, parlando un po' della 106, Carmelo, la 106, che novità abbiamo? Come siamo messi? Purtroppo ancora continua a mietere vittime, diciamo. La statistica del 2016 sono stati 117 coloro che hanno perso la vita in questa arteria, di cui quasi il 28% proprio sulla SS 106, 117 nel territorio calabrese, insomma nelle strade calabresi, ma il 28% sulla SS 106. Invece quest'anno già siamo con la scomparsa del carissimo ragazzo
Tonarello Emanuela ad Ardore, la quindicesima vittima fino a giorni fa, il mese di novembre, di cui 5 nella provincia di Cosenza, 1 nella provincia di Crotone, 4 nella provincia di Catanzaro e 5 nella provincia di Reggio Calabria. Non tutti gli incidenti sono stati causati per quanto riguarda la problematica delle 106, alcuni anche per il difetto di guida o in stato di ebbrezza o per alta velocità, però gran parte di questi dovuti anche ma alle... ecco, questa situazione, dico, si sta facendo qualcosa per mettere in sicurezza questa come siamo, a che punto siamo di questa? Noi facciamo sempre le dovute segnalazioni. Non per ultima abbiamo chiesto insieme all'altra associazione, anche a DIC del signor Vincenzo Pia di Lazzaro, un finanziamento per l'illuminazione delle gallerie sulla S106 direttamente al ministro Del Rio, insomma, ecco, al ministro Del Rio, dove comprendo le gallerie di Lazzaro, Capodarme, Di Melito, San Pasquale, Mezzo Fugna, Capo San Giovanni verso Bova, Palizzi. E quindi questo, anche se c'era un progetto Melagotto 5, Melito, Reggio Melito, che ancora non è venuto avanti, insomma. E poi succede come a Bova, che abbiamo segnalato nel 2015. Nell'agosto del 2015, ricordo che Gaetano insieme a Vincenzo Crea, le condizioni del muro di Bova, che poi hai visto tu nelle cronache, è crollato, e quindi probabilmente ANAS poteva essere, all'epoca questione è stato monitorato, grazie a Dio non ci sono stati morti. A volte un po' di leggerezza. Io vedo che è un po' di carte qua, che tu, io ti lascio parlare così magari. No, vabbè, un po' di quadri, un quadro generale. Poi ci sono anche delle proteste da parte dei cittadini molto forti, tipo una marcia funebre sulla S106 e basta vittime del signor Nando Amoruso, presidente dell'associazione Vita. Hai visto? Sì, carro funebre con una croce, con delle corone, a testimoniare, cioè siamo stanchi di aspettare questi finanziamenti, o se ci sono che partono, insomma. Ma si è mosso qualcosa, voi che siete proprio lì, che gli state con il fiato addosso proprio, insomma, sì, e che non vi mosso, fermate, ma forse più per l'Alto Ionio, non forse per la Basso per Ionio insomma, già la parola basso, insomma. Quindi questo sta a testimoniare che non stiamo fermi, insomma, ecco. Però speriamo bene, insomma, ecco, che io me lo auguro perché veramente non se ne può più ogni giorno sentire queste brutte notizie. L'ultimo è stato adesso qualche giorno fa, mi pare, no? Sì. Un ragazzo ha perso di 16 anni, ha perso la vita, Emanuele. Insomma, voglio dire, sono numeri inquietanti, sono delle cose che non vorremmo mai vedere, però purtroppo ci sono, e quindi tutte le associazioni intendono denunciare l'immobilismo istituzionale anche a livello di governo centrale, non solo regionale, dello Stato, di cancellare attraverso la messa in sicurezza dell'ammodernamento 96 questa autentica vergogna, e insieme al più grande strage di Stato della storia della nostra Repubblica. Ricordo l'anno scorso che ho portato quell'articolo del lontano 1900, ti ricordi? Sì. 48-50, una discussione parlamentare dove si chiedeva l'ammodernamento alle 106, insomma, 48-50. Sono passati un po' più di anni. Facendo quattro conti, insomma. Niente, io possiamo chiamare, vediamo se dalla regia chiamano il presidente Fabio Pugliese. Ecco, vediamo un attimo se riusciamo ad avere la sua telefonata. Nel frattempo, quello che ho da chiederti, sicuramente voi non vi fermerete, darete il massimo di voi stessi. Questo, quindi, nel nostro questo, piccolo, purtroppo, perché ci sono delle procedure, ci vuole un po' di impegno, un po' di presenza sulla strada. Ma ripeto, come ho detto però, l'anno quello scorso, che voglio chiederti, scusami, ecco, non bastano già le vittime, questi numeri, già, a far capire che bisogna intervenire? Come dici tu, bastano questi numeri per far pensare a chi di dovere mettersi subito in carreggiata. Guarda, mi sa che abbiamo già al telefono il presidente
Fabio Pugliese, buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti coloro i quali ci ascoltano per radio. Ciao Ecco, Fabio. abbiamo anche Carmelo qui con noi. Sì, lo saluto con grandissimo affetto perché, come credo già saprete, c'è un grande rapporto, diciamo, di collaborazione, oltre che di amicizia, tra l'Associazione Basta Vittime sulla 106 e l'Associazione Raffaele Casetta. Sì, mi scusi. Ecco, noi abbiamo gradito questo suo intervento questa mattina perché ne parlavamo poc'anzi con Carmelo. Basta vittime sulla strada statale 106. Presidente, abbiamo chiesto anche a Carmelo, così insomma ci vuole spiegare un attimino, far capire com'è la situazione momentanea di questa 106. Guardate, noi abbiamo in questo momento 415 km in Calabria di 106, di questi 415 km, tranne orientativamente una quarantina di chilometri, quindi la variante A che c'è a Catanzaro, Simeri Squillace, e il Megalotto 1 che voi sicuramente conoscete bene, quindi da Locri fino a Roccella Ionica. Tutto il resto della 106 versa in uno stato comatoso e non ha un progetto, diciamo, finanziato di ammodernamento. E quindi in questo senso l'impegno dell'associazione è quello, in ogni sede, di chiedere dei finanziamenti affinché viene ammodernata questa strada, anche perché non si capiscono le ragioni per cui si continua ad investire in infrastrutture al nord d'Italia o al centro Italia e non si invece va a colmare una grossa lacuna infrastrutturale a sud d'Italia, in particolare in Calabria e soprattutto sulla Calabria Ionica, dove purtroppo abbiamo solo e soltanto una strada da sempre. Ora, siccome siamo poi abbastanza consapevoli che questo è un processo lungo, insomma, non è un processo che si può risolvere a stretto giro di Certo. posta, come si suol dire, siamo anche impegnatissimi nel cercare di ottenere una messa in sicurezza adeguata rispetto a quello che abbiamo, in attesa che arrivi qualcosa di migliore. E in questo senso è da sempre viva, vivissima la collaborazione non solo con l'associazione Raffaele Caserta, ma anche con l'associazione Anche di Collus del grandissimo Vincenzo Crea a Motta San Giovanni e con la prefettura, dove noi siamo stabilmente nell'osservatorio proprio sulla 106, per cercare di limitare i danni e riuscire ad ottenere delle situazioni che per noi sono importanti. Parlo per esempio del muro di Bova che adesso viene ricostruita grazie al lavoro della nostra associazione, in collaborazione con l'associazione Amici Raffaele, in collaborazione con l'Anca di Collus, ma penso anche ai 5 milioni di euro che adesso saranno stanziati nel 2018, sempre grazie a queste tre associazioni, per il rifacimento del manto stradale sulla 106 nell'intera provincia di Reggio. Quindi, diciamo, il punto è questo. E poi in questo, ecco, mi permetto di dire anche che secondo me serve una maggiore attenzione da parte dei cittadini, e non solo quando si Certo. grida, ma anche nell'impegno civile, cioè non si può pensare che un problema del genere venga affrontato da due o tre associazioni, bisogna che proprio ci sia una cittadinanza attiva, una cittadinanza forte, che dia il suo contributo. Un contributo come può darlo, segnalando problemi, partecipando alle iniziative. So che l'associazione Amici di Raffaele ne ha una bellissima che proporrà fra pochi giorni. Quindi questa partecipazione, questo sostegno è importante perché poi consente all'associazione di far capire alle istituzioni che sul problema c'è una grande attenzione dei cittadini. Questo è il punto. Sì, anche l'input, perché voi siete, l'associazione è molto attiva sui social, no? E quindi sulla carta stampata per lottare affinché,
Questa strada statale 106 non miete tante vittime, Presidente, quindi anche questo è già un segnale da parte dell'associazione perché tutti possano vedere in che stato, che stato ci si trovi adesso in questo momento. Quindi voglio dire, siete attivi su tutto, quindi la gente può, Sì, tramite anche i social. noi abbiamo fatto di più, guardate, noi 10 giorni fa abbiamo presentato a Catanzaro una app, la app Ecco, Basta Vittime 106. per informazioni. Chiunque ha uno smartphone con un sistema operativo Android oppure un iPhone può scaricare da App Store o da Google Play questa app che si chiama Basta Vittime 106. Ed è sempre informato su tutto quello che succede sulla 106, ma può anche informare, segnalare qualsiasi cosa mandandoci foto, video tramite questa app semplicissima che, ripeto, invito tutti a scaricare, può segnalare Ecco, questo questo è un problema. altro, esatto. Come per esempio anche la prevenzione sulla sicurezza stradale, in modo particolare nelle scuole, lotta per l'inserimento del reato omicidio stradale, insomma, ci sono tanti modi giusto, Presidente? Sì, guardate, la legge sull'omicidio stradale è una legge che noi abbiamo fortemente voluto insieme ad altre associazioni italiane, ma è una legge di grandissima civiltà, perché così come è giusto che io vada in galera, vi faccio l'esempio su di me, se vengo a sparare qualcuno a melito in piazza, allo stesso tempo io devo andare in galera se mi metto in macchina ubriaco oppure è stato Certo. alterato e vado addosso per esempio ad una famiglia, no, in una strada rettilinea con un frontale e magari uccido tutta la famiglia, cioè non c'è nessuna differenza dal punto di vista di una serie di associazioni italiane, tra cui la nostra, tra chi spara con una pistola e chi Ok, uccide con una uccide con macchina. una macchina. Allora, il principio deve essere questo, poi ovviamente diciamo, noi dobbiamo cercare di impegnarci per evitare che questa cosa avvenga e quindi andare nelle scuole, fare prevenzione, ma noi lo facciamo sempre e lo facciamo stabilmente, chiunque ci invita, andiamo, il 20 saremo a Reggio Calabria perché ci ha invitato l'ACI in una iniziativa bellissima in un teatro regino. Però poi la verità, vede, è questa, la prevenzione è importante, però io le faccio questo esempio. In Basilicata la 106 è stata ammodernata tutta a quattro corsie. Noi siamo andati alla polizia stradale di Policoro in Basilicata, abbiamo chiesto i dati dell'incidentalità prima dell'ammodernamento, 5 anni prima e 5 anni dopo. 5 anni dopo ci siamo ritrovati con il 65% di incidenti in meno, il 73% di feriti in meno, l'80% di feriti in meno. Significa che Bel se numero. noi possiamo andare nelle scuole, educare i ragazzi a non correre, a non fare i pazzi, a non drogarsi, a non bere, ma fino a quando non ci sarà una strada adeguata, purtroppo ci saranno vittime e feriti. Sì, certo, la strada soprattutto. Io vedo anche il servizio sul TG5 che c'è stato a seguito del cedimento di un tratto statale germaneto del Catanzarese, quindi anche qui è intervenuta la magistratura per far luce sull'episodio. Sì, perché poi cosa succede? Succede che in Calabria non si fanno infrastrutture. Quando si fanno, come nel caso di quel pezzo di strada che sono 20 km che vanno da Simeri a Squillace, poi c'è un problema che è ascrivibile a 100 metri, perché quel problema di crollo è ascrivibile a 100 metri. Allora parte il servizio sul TG5 che fa vedere che tutta la strada sta crollando. E nel servizio, se voi ci fate caso, mettono anche le immagini del muro di Bova e del ponte Allaro per far vedere che sta crollando tutta la strada, in modo che tutti gli italiani possano convincersi che quando si fanno le strade in Calabria crollano e così si trovano gli alibi, in questo modo, con questa disinformazione, si trovano gli alibi per non investire i soldi in Calabria perché c'è la delinquenza, perché poi non li Esatto. fanno bene e crollano. E noi rispetto a questa cosa facciamo come cittadini? Ci ribelliamo a questa cosa oppure ci va bene il servizio del TG5 che dice che sta crollando tutto e che è meglio non fare Assolutamente. le infrastrutture in Calabria? Noi dobbiamo essere
anche in questo responsabili di come vengono strumentalizzate, male strumentalizzate le informazioni in Italia per non investire in Calabria. Questo è un altro dato di fatto. Altra cosa che volevo chiederle, Presidente, non bastano tutte le leggi che stanno nascendo adesso, tipo il telefonino, no? La telefonata, le cose, non bastano tutte le prevenzioni alla guida se poi le strade rimangono incompiute, le gallerie non illuminate, l'asfalto non buono, muri che crollano, tutto questo non basta a evitare e scongiurare altre vittime. Che ne dice lei, Presidente? Ma guardate, il problema è questo. Noi diciamo lì abbiamo Cefedele, può confermarlo, ormai da un paio d'anni abbiamo instaurato un rapporto proficuo con ANAS, anche perché poi l'ANAS in questo momento ha una dirigenza nuova, da circa un anno ci sono i nuovi dirigenti di ANAS sul livello regionale. E con loro collaboriamo, gli segnaliamo i problemi, loro intervengono, assumono degli impegni, risolvono le questioni. Però poi il punto è che c'è sempre il problema della coperta troppo corta, cioè la 106, 415 km in Calabria, vanta 70 anni di arretratezza. Sì. Allora tu vai a risolvere un problema a Bova dove è crollato un muro, ma nel frattempo c'è il problema della frana a Capo Bruzzato, esatto. E vai a risolvere quella, però nel frattempo poi crolla il ponte Allora, quindi è una continua e costante emergenza e quindi... su tutta la rete, per cui tu vai da ANAS a chiedere di risolvere il problema, loro si impegnano per risolverlo in un anno o due, ci riescono, ma in quell'anno o due ne nascono altre. Il problema è la vetustà in cui versa questa strada, che è veramente obsoleta, cioè proprio una e quindi mattiera. Secondo lei, Presidente, come si può fare? Bisogna intervenire costantemente? Bisogna fare un ragionamento di alta cultura che da noi manca, cioè bisogna spiegare ai nostri parlamentari, quelli che vanno a Roma, cioè quelli che contano, non quelli regionali che forse non loro ci viaggiano poco su queste strade, no, Presidente. No. Ma loro non bisogna fargliela conoscere la strada, non è necessario. Bisogna dirgli però una cosa: fargli capire. Che quello che si spende in manutenzione, esatto, più quello che si spende nei costi sociali legati alle vittime e feriti, perché vittime certo. e feriti sono costi sociali. La vittima è un grande costo sociale, ma anche il ferito, perché c'è il ferito che va in ospedale con un graffio e va a casa, c'è anche il ferito che entra in ospedale e esce fuori con un danno permanente. Allora, i danni degli oltre 24.000 feriti negli ultimi 20 anni sulla 106, i costi sociali di questi feriti, più i costi sociali delle oltre 700 vittime, più i costi sociali di manutenzione alla strada. Vogliamo fare una scommessa che avremmo ammodernato la 106? Sicuramente. Ma sicuro l'avremmo. Cioè, certo. Stiamo spendendo 5 volte di più a tenerla com'è. Esatto. Allora questo è il ragionamento culturale che dobbiamo far capire alla nostra politica parlamentare, in modo che quando poi si determinano le finanziarie e su 120 miliardi di euro ne mandano 90 al nord e come sempre 20 al sud, e alla Calabria gli danno qualche briciola, questi si impongono e dicono: ragazzi, qua dobbiamo investire in Calabria, perché sennò è lo Stato che ci perde. Ecco, Presidente, come farglielo capire? No, anche questo, guardate, quando io a me mi dicono con simpatia, come ha detto lei anche poco fa, che l'associazione Basta Vittime è attiva sui social, e noi siamo attivi sui ecco. social, proprio in una campagna di sensibilizzazione dei cittadini, perché chi deve far capire queste cose sono i cittadini. Sono i cittadini adesso a marzo si vota. Allora, quindi i cittadini possono scegliere, possono andare a votare qualcuno che dice queste cose, ammesso che ci sia, oppure possono anche decidere di stare a casa, di dare un segnale. Cioè, è una scelta che deve fare ognuno di noi con la propria coscienza. Esatto. Se ognuno di noi pensa che negli ultimi 20 anni il proprio paese sulla costa ionica calabrese sia migliorato, quindi se ha merito
i ragazzi non emigrano, i giovani laureati non emigrano. Se pensano, diciamo, i cittadini della Costa Ionica, che il proprio paese negli ultimi 20 anni è migliorato, vadano, votano e magari votano anche qualcuno che dice le cose che stiamo dicendo noi questa mattina. Quindi direi che questo processo non c'è stato. Bisogna fare un'autocritica forte. Bisogna forte. Comunque tutti i cittadini, insomma, ecco, capiscono veramente il problema, è che tutti quanti insieme, ecco, si possa agire per far sì che questa 106 venga messa in sicurezza. Questo è il messaggio che lei sta lanciando a tutti quelli che ci stanno. Anche perché io, guardi, mi scusi se la interrompo. No, prego, guardi, prego. È importantissimo che su questo problema nessuno di noi si senta reggino, esatto, cosentino, crotonese, catanzarese, perché questo è un problema di tutti. Cioè, non c'è un paese sulla, sì, costa ionica calabrese che non è legato da un triste destino che questo. Nessuno di noi può dire di non aver avuto un amico, un parente, un congiunto, tutte e tre le cose che ha passato la 106. È vero. Quindi noi dobbiamo unirci e fare quadrato rispetto a questo problema. Ecco, mi faceva notare Carmelo, il 13 novembre, per chiudere, Presidente, a Badolato è stato posto l'albero della vita per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita sulla strada della morte. Quindi questo è altro messaggio, diciamo, a tutte le persone, a tutta la gente che ne fa uso anche di questa 106. Un messaggio ancora più bello, invece ci sarà adesso merito, perché mi diceva Carmelo che ci sarà anche quest'anno l'iniziativa bellissima di Barbieri, che offriranno praticamente questa la quinta edizione, diciamo, della giornata di beneficenza, ci sarà lunedì. Sì. Io credo che sia importante, davvero importantissimo, partecipare per ricordare non solo questa volta Raffaele, ma lo dico con un po' di commozione, anche Gaetano Pace. Certo. Che è stata una persona che, a seguito della scomparsa tragica del nipote, non si è chiuso in casa, ma si è impegnato fino all'ultimo giorno di vita per cercare di far sì che quello che è accaduto al suo nipote non accadesse ad altri. Ed è questo l'impegno che noi portiamo avanti insieme all'associazione Amici del Paese Casetta, a vedere tutti gli altri, insieme a Vincenzo Trea, insieme a tutte le altre associazioni con cui collaboriamo. Bene. In Calabria, sulla Costa Ionica. Bene, Presidente, io la ringrazio, la inviteremo ancora, naturalmente, casomai nei giorni a venire, qua in studio, a parlare anche di questo problema importante e vedere un attimo come la situazione generale della 106. Insieme a Carmelo, poi casomai la inviteremo ancora. Io la ringrazio. Sempre insieme a Carmelo, sì. Io ringrazio voi, abbraccio in particolar modo lui per ovvi motivi. In bocca al lupo per l'iniziativa di lunedì. Un saluto a tutti gli ascoltatori e auguri di buone feste. Grazie. Ok, grazie Fabio del tuo intervento sempre preciso e puntuale. Mi raccomando, andiamo avanti con forza. Sì. Senz'altro, sicuramente. Bravissime sulla 106. Ok. Va bene. Grazie Presidente. Ciao. Grazie davvero. Buone feste. Ecco, questo è il presidente Fabio Pugliese, presidente dell'associazione Basta Vittime. Sì, mi allaccio a quello che stava dicendo, sì, Fabio, l'importanza della partecipazione dei cittadini. Esatto. Che l'associazione sì può segnalare, ma se un cittadino ci chiama, fa delle foto, ci rimanda, è tutto di guadagnato. Ecco, questo è altro. E anche a livello comunale, la 106 non è transitata soltanto da Carmelo Fedeli, il presidente dell'associazione, esatto, o degli altri componenti. Ecco, è percorso anche da gente che sta a Bacanale, a Roccaforte. Esatto, sì, ecco, i sindaci di questi comuni potrebbero anche collaborare con noi, ecco, ma no, questo non lo vedo, insomma. No, quindi... non lo vedo. Quindi bisognerebbe fare intervenire anche loro, sicuramente. È semplice dire sì, la 106 da rifare,
basta dire, le insomma, basta chiacchiere, ecco. Ecco, le misure, diciamo, di protezione non ci sono, l'asfalto non è a norma, le luci della galleria sono spente da anni, da giorni, ecco, però alla fine a me personalmente, come Filippo Oliveto e altri componenti dell'associazione, non ci arriva nessuna segnalazione, ecco. Niente, da parte di nessuno, siete, no, come dire, abbandonati. Ecco, diciamo in questo senso. Hai detto la parola giusta. E io credo giusta. Che anche vorremmo sensibilizzare, insomma, i sindaci dell'area greganica, ecco. Usufruiscono della 106, e tutti quanti. Io credo che tutti insieme, ecco, tutti insieme, associazioni, sindaci, il popolo, i cittadini, tutti quanti insieme, si può arrivare veramente a far sì che questa 106 finalmente, dopo tanti anni, sia messa in sicurezza, mettendo anche in prima fila il fatto della guida, insomma, della correttezza, guida, quella, della sicurezza, certo, ecco. Soprattutto, certo, che ognuno di noi può avere anche le 5 corsie, le 8, no, le 12 corsie, ma se uno non basta mettere in sicurezza la 106 e poi tu col telefonino ti fai i selfie mentre guidi, insomma, ecco, questo guidare con criterio, ecco, sicuramente, certo. Carmelo, niente, io siamo quasi alla fine, io ti ringrazio ricordando che appunto quinta edizione giornata di beneficenza lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 9, alle ore 14 presso i Trim Parrucchieri di Toni Giuffrè, via Andrea Costa 5 a Merito Porto Salvo. Gli amici parrucchieri di Raffaele offrono appunto questo servizio di acconciatura ai diversamente abili, degenti assistiti presso le strutture e poi associazioni ai cittadini bisognosi. Ai cittadini, insomma. Anche questa è una bella iniziativa. Carmelo, io ti ringrazio per il tuo intervento, purtroppo il tempo a nostra disposizione termina qui, casomai grazie a voi anche organizzeremo un'altra trasmissione con più tempo e parleremo di altre cose. Grazie a voi per la vicinanza alla nostra associazione, insomma, queste tematiche importanti, sia 106 sia anche, vedo, siete impegnati in altre situazioni del comune, insomma. La nostra radio è anche per queste cose molto vicina alle associazioni che si danno veramente, danno il tutto, danno l'anima, diciamo, in questo senso, per le cose buone per i cittadini, per la gente. Grazie. Un saluto particolare anche da parte di tutta la famiglia Caserta. Doveva intervenire Fabio, ma purtroppo per esigenze di lavoro. Fabio lo aspettiamo, lo abbiamo invitato. Ecco, ricordiamo il nostro presidentissimo Gaetano, Gaetano Pace. Insomma. Ecco, auguriamo a tutti. Era il timone di questa associazione. Certo, con certo, molto, certo. Con molto auguriamo. La? Ah, sì, eccolo qui, c'è la locandina nella telecamera, eccola fatta, che comunque noi ancora lo diremo fino a lunedì 11 per questa iniziativa. Carmelo, grazie, ti auguro buone feste. E quindi vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, io ho visto che ogni volta facciamo un commento sulle nostre squadre del cuore, insomma, ecco. Questa sera la partitissima Juventus-Inter, sì, dai. Io sono stato al Juventus Stadium. Il risultato di questa partita? La Juve è 4 giornate che non prende gol, quindi credo che non continuerà a prenderlo. Quindi 1-0 va bene. Oh no, 1-0 per la Juve. 1-0. Mi sembra ovvio, no? Grazie, no, grande, grande, bella partita, grande Carmelo. Insomma. Grazie Carmelo, buone feste, ci sentiamo alla prossima. Allora, un attimo e torniamo.